Un anno di governo del Partito Democratico di Luciano D'Alfonso, Forza Italia oggi porta i numeri di quella che è la differenza a distanza di un anno di un governo. Qual è la prima cosa che emerge? Più tasse, meno occupati e meno export. D'Alfonso ha fatto delle promesse, avete scritto 100.000 posti di lavoro e poi insomma erano state diverse, oggi si conta tutto quello che è il risultato. D'Alfonso in un anno ha fatto solo tante chiacchiere e purtroppo ha messo tante tasse, ha fatto solo questo e a me dispiace perché comunque è un anno perso per migliorare la qualità della vita degli abruzzesi. Ieri c'è stato un incontro pubblico del governatore D'Alfonso per parlare del primo anno di mandato, cos'è successo? Pubblico mi pare una esagerazione, benché si qualifichi così. Diciamo che c'è stato un incontro tra pochi intimi, alcune centinaia di persone, per lo più addetti ai lavori e militanti di partito, e tante proteste perché sono state fatte tante promesse che poi non sono state mantenute. Quali erano le promesse che sono state portate ieri? Ieri c'erano dei striscioni, manifestanti, cosa lamentavano? Ma contrastare Umbrina, risolvere la crisi occupazionale del Ciapi, avere un atteggiamento meno barbaro sui servizi sanitari, in particolare i punti nascita. Cioè, dopo un anno, se la gente si sente presa in giro, oggi si ribella, non è più come un tempo, ed è venuta a protestare. Quindi ieri, più delle cose che D'Alfonso diceva di aver fatto, ci sono state chiaramente in piazza le cose che ad D'Alfonso sono state rinfacciate di non aver fatto. E invece Forza Italia che cosa dice? Cosa si può fare adesso? Ma noi dobbiamo qualificare la nostra azione amministrativa, dobbiamo fare ancora più opposizione, ma dobbiamo anche passare a una fase 2. Ormai è chiaro che il centro-sinistra sta fallendo la sua prova di governo, noi dobbiamo qualificare la nostra proposta politica, rinnovare la nostra classe dirigente e portare agli abruzzesi una nuova proposta di governo.